infezioni, come si diceva, Agicom e Antitrust. Il dibattito mi sembra impostato in maniera straordinariamente importante, io chiamerei su chi ci sta a tavolo, no? Antonello Soro, garante della protezione dei dati personali, non so dove si... Sì, sì, no, ma il cavaliere. Buongiorno. Roberto Malaman, dell'autorità energia elettrica, gas e sistema idrico. Andrea Camanzi, presidente dell'autorità regolazione dei trasporti. Eccolo qua. Magda Bianco. Dopo. Allora, Magda Bianco e Daniela Mariani e Guido Stazzi verranno dopo questo primo giro. Direi che è impostato in maniera molto interessante il discorso. Come vedete, se l'ipotesi è che gli operatori si autoregolino in relazione a standard di conoscenza e comportamento che vengono generati dalle autorità anche attraverso le indagini conoscitive, andando un po' oltre le regole scritte per riempire i vuoti conoscitivi che ci sono adesso. Mi sembra comunque un'impostazione super interessante, quella che viene dalla ricerca. Bisogna anche contestualizzarla nel momento attuale e negli scenari di evoluzione della rete, della struttura della rete in questi giorni. Come sapete, c'è una come dire, regola che garantisce la struttura fondamentale della rete, che è in questo momento in grande discussione e in grande pericolo, mentre c'è una regola che si spera venga introdotta e che per adesso non è ancora introdotta. La prima alla quale mi riferisco si chiama net neutrality, la neutralità della rete, quella regola secondo la quale nessun operatore può discriminare i pacchetti di dati che circolano in rete in relazione al loro contenuto. Questo tipo di garanzia che è data dalla net neutrality è la garanzia che un nuovo operatore, una startup, una nuova idea possa circolare senza chiedere il permesso agli operatori che consentono l'accesso alla rete. Il che significa, per esempio, non so se vi ricordate, a un certo punto è nata Skype, che faceva concorrenza agli operatori telefonici proprio sulla voce. Se gli operatori telefonici avessero avuto il diritto di dare il permesso o di negare il permesso a Skype di circolare in rete, su alcune delle loro reti forse non sarebbe potuta svilupparsi e quella innovazione non si sarebbe realizzata. Io ricordo esattamente un operatore mobile che impediva l'utilizzo di Skype in Italia. Ora, la net neutrality è lo scenario di funzionamento di tutto, perché se voi immaginate che non ci sia più, gli operatori stabiliscono i pacchetti di cose che si possono fare con internet. Il che significa che si prendono tutte le responsabilità delle quali noi adesso stiamo cercando di trovare una... Quindi è uno scenario, quello dell'abolizione della net neutrality, che cambierebbe tutto il discorso che stiamo facendo in questa mattinata. Come sapete, Obama è intervenuto a favore della net neutrality sulla scorta di una spinta popolare negli Stati Uniti di 5 milioni di persone che avevano difeso la net neutrality dalle lobby delle telecomunicazioni che in quel paese avevano cercato di farla abolire. Con l'arrivo del nuovo presidente, del quale si fa fatica a nominare il nome, la net neutrality viene messa in discussione di nuovo. Il 14 sarà deciso se l'agenzia delle regolazioni delle comunicazioni modificherà le regole sulla net neutrality negli Stati Uniti. In Europa noi abbiamo stabilito che vogliamo la net neutrality,
i trialoghi tra Commissione, Parlamento e Consiglio hanno deciso che le regole le fa BEREC. BEREC è l'insieme delle AGICOM europee. BEREC ha detto nel Neutrality sì, inoltre su una delle particolarità del Neutrality, cioè il fatto che non si possano privilegiare certi servizi rispetto ad altri, per esempio dando gratis il traffico per usare certe applicazioni, mettiamo in caso ti faccio un'offerta per cui tu ti abboni al mio servizio e prendi gratis il servizio di musica particolare. Allora, quella cosa lì si chiama zero rating, è stata vietata anche quella. BEREC ha detto potete soltanto fare sconti sul traffico per tipi di servizi, per esempio vi do tutti i sistemi di video gratis, ma non posso dire ti do YouTube gratis, questo è l'esempio. Ora in Portogallo stanno rompendo questa regola, per cui stanno dicendo io ti do tutti i servizi di musica gratis o tutti i servizi di messaggistica gratis e fa il nome di tutte le app che fanno parte del sistema della messaggistica, quindi anche in Europa stanno picconando la net neutrality. Se dovesse finire la net neutrality, tutto quello che noi stiamo dicendo oggi probabilmente dovremmo ridefinirlo un'altra volta. L'ho premesso perché siamo in piena discussione su una delle cose fondamentali sulle quali costituiscono la premessa delle discussioni in quel modo. Per adesso siamo in regime di net neutrality e quindi proseguiamo con questa discussione. A valle della presentazione della ricerca c'era però un intervento programmato che avrebbe dovuto essere a valle di Agicom e noi mettiamo adesso, che è di Ivo Ferrario del Centro Marca, perché fondamentalmente ci dichiara che tutto quello che stiamo dicendo oggi sulla data economy, sulla social economy, non è soltanto una questione, come spesso si ripete, di preparazione all'atto democratico, ma è anche e soprattutto una questione di vita quotidiana economica delle imprese e delle aziende. Le false notizie, la struttura distorta della distribuzione dei dati possono essere un problema per l'insieme delle aziende italiane. Doveva fare una domanda all'Agicom, l'Agicom non c'è, viene subito a fare il suo intervento, così l'abbiamo fatto e passiamo. Grazie. Grazie Luca, grazie a Consumer Forum e a voi tutte le autorità presenti. Volevamo condividere come industria di marca e come soci fondatori di Consumer Forum due o tre considerazioni su una situazione che consideriamo decisamente grave. Noi viviamo in questo momento una situazione in cui il falso, chiamiamolo fake, chiamiamolo post-verità, ma per noi sono informazioni false, rischia di diventare uno strumento anche di alterazione dei mercati, per esempio, e ovviamente non fornire al consumatore una informazione corretta. Nelle scorse settimane una importante azienda del settore del pomodoro è stata oggetto di un'operazione incredibile. Un documento di Total Recall del Ministero della Sanità è stato falsificato, è stato inoltrato all'azienda della distribuzione Moderna per dare un'indicazione falsa su un Total Recall di un prodotto, di un pomodoro, di un derivato del pomodoro. Capite che il livello di la gravità di una cosa di questo tipo è veramente elevata. Il web da questo punto di vista sta diventando uno strumento di amplificazione del falso molto forte e su questo tema noi saremo sempre più presenti e attenti e collaboreremo anche con Consumer Forum e sulle autorità su questo tema. Abbiamo però delle criticità gravi anche sui media classici. Ci sono delle situazioni in cui vediamo servizi orientati, vediamo un uso a tesi dell'informazione scientifica, c'è una mancanza di contraddittorio, oppure il contraddittorio viene costituito in modo fittizio per far apparire quasi come degli idioti, gli scienziati che non sono allineati con le tesi portate avanti da determinati programmi,
c'è una corrente veramente di anti-industrialismo ideologico che sembra fuori dai tempi. Questo significa danno reputazionale per le aziende, per i marchi, ma anche danno sulla dinamica dei mercati, sullo sviluppo della corretta concorrenza, perché chiaramente se io trasmetto informazioni false su un'intera categoria di prodotto, su un assortimento del mercato, in un settore perfettamente concorrenziale come quello dei beni di consumo, la mano del consumatore si sposta letteralmente su altri prodotti che non sono stati oggetto di calunnie. Cosa stiamo facendo noi come centromarca per contrastare questo fenomeno? Innanzitutto annuncio che noi dal 1 di ottobre abbiamo attivato un monitoraggio sistematico di alcuni programmi televisivi di tutte le reti, perché vogliamo, lo stiamo facendo con l'osservatorio di Pavia, perché vogliamo avere il polso un po' della situazione di quello che è l'informazione di prodotto oggi. Quindi una fotografia unica che non è mai stata realizzata di quello che è l'informazione di prodotto. Ci servirà per relazionarsi sulla base di quelle che sono impressioni nostre di portatori di interesse sui dati obiettivi e oggettivi sulla comunicazione latente con gli editori e con gli autori. Il nostro obiettivo è di coinvolgere le associazioni di consumatori in questa iniziativa, ne ho parlato anche con il Presidente Finzi, siamo a disposizione per organizzare dei seminari insieme agli esperti dell'Osservatorio di Pavia, in cui possiamo coinvolgere anche i conduttori televisivi e gli autori per confrontarci su questi temi della correttezza di informazione. Il nostro piano di visite alle industrie di marca, a cui partecipano tutte le associazioni dei consumatori, sarà ritarato e focalizzato in modo molto forte sul tema delle leggende metropolitane, dei fake che riguardano le categorie delle aziende che andremo a visitare. Lavoreremo in questa direzione anche nel mondo dell'università. Questo è un po' quello che noi stiamo cercando di fare, contiamo molto su Consumers Forum e sull'adesione alle visite a questi progetti, i seminari da parte delle associazioni dei consumatori, e vi fermo qui e auguro a tutti buon lavoro. Grazie. Grazie. Insomma, era un modo per aggiungere carne al fuoco al ragionamento secondo il quale la data social economy non riguarda soltanto le ingiustizie, diciamo, relative alla democrazia, ma anche e soprattutto forse la quotidianità della nostra vita economica, i dati falsi, le notizie false, le notizie che noi, insomma, tutta questa decodifica che dobbiamo affrontare. Ora, l'impostazione della ricerca è chiara, tra l'altro la ricerca si trova e si scarica completa sul sito di consumersforum.it, quindi la potete ritrovare e ci rifletteremo insieme meglio. Ma intanto cominciamo con i commenti delle autorità, quindi a questo punto vedete si è creata una geometria del dibattito per cui lo Stato e gli operatori sono dei giocatori in campo, le autorità, i consumatori, i cittadini si confrontano direttamente e cerchiamo di trovare delle soluzioni, delle standardizzazioni di comportamenti, delle cose che vadano più veloci delle leggi e più pratiche delle leggi. È un'interessante impostazione. La grande autorità dei dati è chiaramente quella della si dice in breve la privacy, la garanzia, il garante dei dati personali. L'Europa è particolare da questo punto di vista, è considerata il territorio nel quale la garanzia dei dati personali è più garantita. Ci sono coloro che dicono troppo garantita, per cui frena lo sviluppo, l'innovazione nella economia dei dati. Ci si domanda se debbano essere meglio definiti con i confini tra dati personali e dati che non lo sono, ma soprattutto, insomma, ci si domanda strategicamente i garanti europei che cosa pensano si debba fare: si deve proteggere il dato personale oppure si deve riconquistare perché ormai è perduto, oppure si reinventa il sistema. Antonello Soro. Grazie. Scusate, interrompo solo ancora un secondo per dire più o meno un intervento, ci aspettiamo che sia una decina di minuti. Prego. Sì, grazie. Il quesito di quelli che richiede qualche minuto in più, tipo 24 ore,
problema generale. Sacco a pelo, ragazzi. Invece io cercherò molto sinteticamente di dire due cose partendo dal secondo quesito, i dati personali e non personali, per contare il campo. Il dato non personale, ad esempio quello delle persone giuridiche o quello interamente anonimizzato, è sottratto alle tutele, quindi è un falso problema. Il dato personale è invece quello tutelato. E qui c'è la prima fake, per usare questa figura che è molto di moda in questi giorni. A me piacerebbe che l'opinione pubblica, il dibattito pubblico fosse gestito dei temi della società digitale in modo meno sloganistico, diciamo. La prima fake news è quella che volutamente, provocatoriamente contenuta nel quesito e nella domanda di Luca, e cioè la disciplina e le norme in materia di protezione dei dati personali in Europa sono un ostacolo allo sviluppo dell'economia digitale, e questo ha reso l'economia digitale europea più debole rispetto a quello degli Stati Uniti e di altre parti del mondo, fondamentalmente della Cina. E questa è una falsa notizia. Partirei per dimostrarlo da una cosa invece non discutibile, perché cioè l'economia digitale europea è debole e l'economia digitale, i soggetti dell'economia digitale degli Stati Uniti e della Cina hanno un ruolo egemonico rispetto al complesso dell'economia digitale, che è tutta l'economia. Anche qui ogni tanto siamo inerzialmente portati a fare la distinzione, anche quella fra data economy, social economy. No, dentro la dimensione digitale, che è la nuova dimensione della vita, si svolge l'economia, si svolgono le relazioni sociali, si svolgono tutti i rapporti dell'umanità, in modo sempre più largo, sempre più crescente. E quindi in questa dimensione esistono dei soggetti che hanno un potere straordinariamente grande, perché non perché c'era in Europa una disciplina molto attenta alla tutela dei diritti, ma perché l'Europa nella sua interezza, non solo i governi ma le imprese, le università, hanno sottostimato la rivoluzione digitale. Intanto che in Cina e negli Stati Uniti si investiva in ricerca e sviluppo orientato verso le nuove tecnologie dal 2 al 3% del reddito del PIL, di questi gigantesco PIL di questi paesi, in Europa non lo si faceva, o se lo si faceva da parte di pochi stati in misura molto importante, ma irrilevante rispetto alla dinamica di una economia che per sua natura è globale. In questa dimensione si è selezionato uno strapotere di alcuni soggetti che progressivamente hanno concentrato tutte le varie parti dell'economia, settori, dalla finanza alla genomica, dalla sharing fino a tutti i commerci praticamente, quindi con un potere che è un potere di conoscenza, perché l'utilizzo di tutte le informazioni raccolte nel mondo attraverso i loro sistemi sono in grado non solo di conoscere, ma anche di profilare, ma anche di indirizzare le scelte non solo dei consumatori, ma anche dei governi, ma anche dei cittadini, quindi un potere gigantesco rispetto al quale la dimensione globale si scontra e si confronta con una dimensione frammentata degli stati, dei regolatori che hanno la dimensione nazionale e che hanno frantumato anche molte delle dimensioni di cooperazione che si erano formate negli anni passati. Questo è il dato. Uno strapotere dei giganti della rete e un piccolo potere delle dimensioni, diciamo, delle istituzioni democraticamente legittimate all'esercizio dei loro poteri, e quindi deboli rispetto a un potere come quello globale dei soggetti. Allora la domanda che sorge è: come possiamo contrastare questa dinamica? Dobbiamo ridurre le tutele per i diritti dei cittadini europei? Io penso che no,
che non sia giusto, ma non solo per un motivo etico, perché i dati di cui stiamo discutendo sono la proiezione dentro la dimensione digitale delle nostre persone, e quando pensiamo di ridurre le tutele dei dati, dobbiamo sempre pensarci, stiamo dicendo dobbiamo ridurre le tutele delle nostre persone. Chi di noi ha voglia di avere ridotte le proprie libertà? Penso che sia sbagliato anche concettualmente porsi questo problema, ma c'è anche un motivo di interesse. L'unico modo per contrastare questa dinamica così sperequante che si è creata negli ultimi 10 anni è quello di far crescere un sistema di protezione dei dati che abbia un'efficacia e che abbia un riconoscimento universale. Da questo punto di vista l'Europa ha fatto un passaggio straordinariamente importante, perché ha definito, direi con un grande anticipo rispetto al dibattito pubblico che io osservo in Italia in questo periodo, perché ogni tanto c'è qualche rappresentante di governo, di parlamento, di impresa, di studio che rivendica come ambita una definizione, ad esempio, bisognerebbe disciplinare la portabilità, e questo è un difetto di conoscenza da parte di chi vive in Italia rispetto al legislatore europeo che ha promosso un nuovo regolamento, un regolamento che non è, come dire, una vecchia direttiva che poi si vedrà che fine fa. Ora, il regolamento del 25 maggio è una legge, è la legge che disciplina in Europa, ma non solo per gli europei, ma anche per le imprese che vivono fuori di Europa, ma che operano in Europa, disciplina in modo molto rigoroso, per un sistema sanzionatorio molto forte, la protezione del dato personale. La protezione del dato personale non riguarda solo, come dire, quell'aspetto etico di tutela delle nostre persone, riguarda gli interessi, perché noi sappiamo che oggi il tema della sicurezza delle imprese è un tema di sicurezza o di insicurezza, per meglio dire, dell'ecosistema digitale. E se noi vogliamo evitare che ci siano le dinamiche in cui tutti gli stati in questo momento sono, l'Italia è fra i 10 paesi più insicuri da questo punto di vista, e nell'ultimo anno ha avuto uno sviluppo dei costi dagli attacchi alle imprese del 23% rispetto all'anno precedente, quindi una dinamica pazzesca di costi per le imprese rispetto alle quali forse sarebbe il caso di non demonizzare la disciplina di protezione dei dati, ma anzi di investire per fare sì che le proprie imprese siano più sicure, perché la protezione dei dati è il presupposto della sicurezza digitale. Se non c'è la protezione del dato, che cosa vuol dire la sicurezza dell'ecosistema digitale? Forse che vuol dire la sicurezza di un computer, di un dispositivo, di un contenitore. No, la sicurezza dell'ecosistema digitale parte dalla sicurezza del dato che viene in qualche modo immesso continuamente, trattato come la persona digitale. E quindi la protezione del dato diventerà per le imprese il primo fattore di competitività, non solo perché ha un interesse a presentarsi rispetto ai propri clienti, da qualunque parte del mondo, come più sicuro, ma perché diventerà anche, come dire, un elemento di credibilità, di affidabilità, questo per le imprese, ma ancora di più per le pubbliche amministrazioni. L'idea che il nostro paese voglia investire molto nella sicurezza cibernetica è una bella notizia, ma sarebbe drammatico se si pensasse di investire in una strada sicurezza cibernetica e trascurare la protezione del dato, per la quale il nostro Stato non sta disponendo le risorse umane e finanziarie necessarie, perché c'è una divaricazione tra il dibattito pubblico e quello che invece è la dinamica della nuova economia digitale. Mi fermo, ma vorrei dire, il nuovo regolamento europeo sta facendo scuola. La domanda che faceva Luca è: ma rispetto agli altri paesi del mondo? Per fortuna, dal Giappone all'India, all'Australia, al Canada, al Brasile, il nostro nuovo regolamento è il modello al quale si fa riferimento. Nei giorni scorsi sono stati da noi l'autorità, una delegazione dell'autorità giapponese, e sono impegnatissimi
mettersi esattamente nella stessa lunghezza d'onda del regolamento europeo. E quindi c'è un trend di forte impulso a contrastare le deformazioni, le disparità, le asimmetrie che si sono create negli anni passati, investendo su una protezione del dato che parta dalla organizzazione e progettazione dei sistemi, dei vari sistemi che ha completamente incorporata la protezione del dato, cioè il rovescio di quello che abbiamo fatto finora. Non aspettiamo di vedere chi sbaglia per poi correggerlo, ma facciamo che diventi interesse di tutti l'idea che i sistemi, da quello della casa intelligente fino a quello della comunicazione tradizionale, che deve nascere con l'idea di essere protetti. Proteggere il dato nella dimensione digitale è l'arma che abbiamo per cambiare, per sopravvivere nel nuovo sistema di vita che è cresciuto nella distrazione di tanti, che è la dimensione digitale, la società digitale, l'economia digitale, rispetto alla quale occorre un nuovo grado di consapevolezza da parte di tutte le istituzioni, oltre che dei cittadini. Interessante questo fatto di considerare l'elemento, diciamo, della sicurezza dei dati, del possesso delle imprese come elemento. Voce. Questo sforzo di investire la sicurezza dei nostri dati in possesso delle imprese, probabilmente ci arriveremo, ma è un tema interessante questo. È una cosa da far crescere come consapevolezza, giusto, penso che solo lo ha citato. Se ricomprate un modem wireless da usare con schedina, occhio, perché ho scoperto che hanno sempre una porta aperta con scritto ID e password admin admin, quindi vi entrano su tutto quello che avete collegato quando state su quel modem, fino a che non avete cambiato admin admin, cosa che si fa facilmente, ma bisogna saperlo. Non capisco perché tenga venduto by design aperto, probabilmente, come dice Sol, dovrebbe essere chiuso by design, poi vedete attualmente. Ma comunque la struttura dei modem portatili, dei sistemi di telecamere per le case domotiche eccetera è totalmente aperta e la cyber security è totalmente dimenticata, è l'ultimo dei problemi. Rovesciare l'argomento è assolutamente possibile. Io ero a Taiwan quando l'Europa ha deciso di far diventare tutto riciclabile il materiale con i quali sono fatti i computer. L'Europa non fa computer, più o meno, ma ha imposto, diciamo, dato che è un grande mercato al resto del mondo, questa sua regola sana di ecologia strutturale. È chiaro che possiamo avere un'analoga importanza nell'ecologia culturale dei media digitali attraverso queste attività. Se il Giappone, l'Australia, l'India stanno seguendo questa strada, forse siamo sulla strada giusta. Detto questo, è tosta, perché mi sembra che la propaganda o comunque l'ideologia dei paesi che invece non hanno gli stessi, no? Sensibilità sia molto significativa. Detto questo, non siamo arrivati neanche noi se non all'inizio della questione. Per esempio tutto il tema della simmetria delle informazioni per la qualità della concorrenza eccetera è uno degli argomenti totalmente in discussione. Per l'intervento di Malaman dell'autorità per l'energia elettrica e il sistema idrico, il suggerimento della domanda è di prendere in considerazione il fatto che adesso arriva questo contatore a due viti, no? Quello che consente di conoscere le cose sia al consumatore che all'operatore, in qualche maniera riequilibrando la distribuzione delle informazioni.
i dati sono a questo punto meglio distribuiti oppure anche in questa occasione così non è? E in ogni caso come ci stiamo confrontando con la gestione dei dati che gli operatori raccolgono nella vita quotidiana di utilizzo dell'energia elettrica, dell'acqua, eccetera. Grazie. Grazie in 5 secondi agli organizzatori, non tanto perché l'iniziativa di oggi ha un titolo interessante, è diciamo un po' che abbiamo le parole di Caracelli con le fake news che stiamo così incontrando tanti, ma se non hanno contenuto mi viene l'orticaria. Oggi invece su temi di grandissima rilevanza ci avete dato contenuto, un contenuto stimolante anche per chi fa regolazione e controllo delle aziende in un certo settore. Quindi diciamo, passiamo da tematiche orizzontali, interesse diciamo, violento nella vita di tutti, a tematiche settoriali che sono di grande importanza. Cerco di riprendermi dallo shock di aver sentito la terrificante provocazione che la regolazione ha perso il contatto con il sistema e, diciamo, e cerco di interpretarla in questi 10 minuti positivamente in termini di come fare a non perdere il contatto con il sistema. Ora, finché il sistema era 20 anni fa, io facevo il bambino regolatore, diciamo, come regolatore facevo il bambino regolatore, fornitori interamente integrati, pochi impianti di produzione, non succedeva tutto se c'erano solo di consumare pagato. Ecco, il mondo lì per fortuna non esiste più. Ragioniamo su questa novità che gli altri che aveva ascoltato. Arrivò dei contatori di seconda generazione nell'arco di alcuni anni in Italia, prima al mondo a dotarsi di un'infrastruttura di decine di milioni di contatori telegestiti, ma ormai di vecchia generazione. È il sistema più ampio al mondo, ma non è più di milione perché è stato concepito 17 anni fa. Adesso fa il salto. Lo fa a regole e costi controllati dall'autorità dell'energia. Ecco, francamente 17 anni fa la cosa era talmente nuova che il regolatore si di prima al mondo, il regolatore aveva 2 anni alle spalle, era nato per fare prima altre cose, ma il regolatore ha preso la partita dei contatori prima della generazione dei gestiti e ha cercato di gestirla, ma è arrivato dopo. Questa volta siamo anche all'origine della questione. Cosa succede? Succede che non arriva semplicità, arriva l'opportunità. Poi torniamo sulla semplicità, però la prima battuta arriva più tutela, perché insomma le bollette nel mondo normale perché le gestite devono essere esattamente legate ai consumi, l'unico angolo d'Europa diciamo dove ci sono stati questi problemi di divergenza da questa sana regola, non è lontano da questa scrivania, però un sistema di gestione deve garantire fatture che ti fanno pagare esattamente quanto hai consumato per te, ma in questo lo facevano tendenzialmente anche quelli di prima generazione. Quelli di seconda generazione danno 2 cose, molti più dati e molta più disponibilità di questi dati, scusate, 3, molti più dati, molta più disponibilità di questi dati subito anche al consumatore finale e molta più capacità di interconnessione. Il primo sistema si andava per onde convogliate al concentratore, poi usava la tecnologia CTRS se non sbaglio, ma che è nata insomma per una banda limitata di dati, e questo è diventato il vero polo di tutti del sistema. Ce ne siamo accorti dopo, in quel momento forse potevano nascere solo così. Allora, queste 3 opportunità, più dati, più intelligenza e più comunicazione, intelligenza nel senso di disponibilità immediata e finale, ci lanciano una sfida. Ci saranno dati, anzi, la giro in un altro modo. C'è un paese nel nord Europa dove un terzo dei clienti finali hanno un prezzo, scelgono un prezzo così fatto. Il prezzo del mercato all'ingrosso dell'energia più una remunerazione per il mio venditore. Questo paese si chiama Finlandia. E è come comprare un punto, non è più complicato comprare un punto a tasso variabile. Con punto a tasso variabile fra 3 anni potrei anche pagare il 17% di interessi annui, tutto chiaro. Per fortuna ci sono strumenti di difesa. Allora, un terzo dei clienti della Finlandia hanno scelto come contatore
intelligente di pagare il prezzo spot di quell'ora dell'energia più a capo del loro venditore. Il loro venditore glielo deve dare il basso possibile, naturalmente. Stupidi, no, perché così se ci mettono tanta intelligenza dalla parte del consumatore finale, legano i loro consumi a come va il prezzo dell'energia. E non è che si devono impegnare lì a guardare la sera prima sono noti i prezzi orari dell'energia il giorno dopo. Tutti devono passare la serata a studiarsi per decidere a che ora asciugarsi i capelli, per fortuna no, hanno un piccolo device a valle del contatore che però gli gestisce la tutto. Il consumo di riscaldamento 20.000 kWh all'anno per famiglie, non come da noi che per fortuna facciamo uso più soldi dell'energia elettrica, però un piccolo device che gli dice la sera, io domani torno a casa alle 18, vorrei la casa calda, e sulla base dei profili di costo del giorno dopo ti gestisce il riscaldamento. Questa cosa fa risparmiare, non fino a, ma fa risparmiare il 10-15% dei costi di riscaldamento in paese. Noi non ci arriveremo, però per esempio arriveremo a queste forme di prezzo. Complicate per Marco? Sì, però per chi se lo scegliere? Allora, qual è il compito del regolatore? Il compito del regolatore è far maturare l'innovazione tecnologica senza frenarla, cioè evitare di fare troppe regole prima, però fare le regole per chi ha bisogno di essere tutelato lasciando che si dispieghi l'innovazione per gli altri. Questa è la mia sfida come regolatore. Se riusciamo a vincerla non avremo perso il contatto con il sistema e dormirò sereno di notte. Quindi più tutele per chi vuole soluzioni semplici. E più libertà per chi è in grado di gestire soluzioni complesse. È alla fine il destino del paese in mille cose. I dati sanitari di mia mamma, per fortuna, diciamo, stanno residenti da una parte, solo in un angolino del pianeta, i miei dati sanitari viaggiano dappertutto, perché io ho ammesso che viaggiano dappertutto, cerco di tutelarmi per quanto possibile. Io faccio acquisti online, mia mamma va al supermercato, eccetera, eccetera. Nel campo dell'energia sta succedendo questo. Soluzioni tutelate per chi ne ha bisogno, anche in un regime che sta cambiando e si va verso il superamento dei prezzi di tutela. Questa è l'ultima cosa che direi, poi ci dirà il moderatore se è molto spazietto, cioè il superamento dei prezzi di tutela comunque aumenta la complessità per tutti. Poi chi vuole sceglie soluzioni più complesse che danno anche più opportunità, però aumenta la complessità per tutti. Qui emergono i compiti, diciamo quelli tradizionali del regolatore. L'autorità per l'energia ha deciso dal 1 gennaio dell'anno prossimo, per chi vuole soluzioni semplici, hanno il cosiddetto offerte placet, non mi piace molto, ma così si chiamano al momento. Offerte placet vorrà dire che per mia madre, che già non è tanto contenta di dover scegliere, ma se ne fa la ragione, perché si sceglie anche il fornitore di servizi di comunicazione, potrà scegliere delle offerte tutte uguali dal punto di vista contrattuale, solo energy, e che saranno fisse o variabili e saranno offerte da tutti i venditori sul mercato. Perché? Perché chi vuole scegliersi solo un'offerta in base al prezzo potrà scegliersela dentro l'offerta in base al mercato. Io vorrò scegliere servizi di efficienza energetica, un'assicurazione a un prezzo particolare, un prezzo orario, usando il venditore per il gestito, potrò farlo. E chi non vorrà avrà delle scelte delle offerte standardizzate. Ultimissima davvero cosa, alcune sfide davvero non ce la facciamo da soli, vero? L'avete già detto in tre, è vero, io vi dico, diciamo, vi dico almeno un modo in cui ci stiamo ponendo la questione, con rapporti di collaborazione permanente con le altre autorità sorelle, non sono i protocolli di intesa che fanno, diciamo, l'etichetta e il contenuto di tutte le cose, e poi c'è niente antitrust sulle aziende energetiche, non per un parere. La sanzione finale dell'antitrust sostanzialmente dice: questo è il parere dell'autorità dell'energia, io con i miei poteri decido la sanzione. Collaborazione perfetta. In sede europea, dove collaboriamo con i regolatori energetici, da anni ci stiamo ponendo le tematiche trasversali dentro sotto un'etichetta che si chiama PEER, che vuol dire Partnership for the Enforcement of Energy of European Rights, dove per esempio con regolatori di altri settori,
con associazioni di consumatori, con altri soggetti, con organi di standardizzazione, ci stiamo occupando di cyber security oppure di offerte bundle, cioè quelle crescenti offerte in cui vengono insieme l'energia elettrica e l'assicurazione, quando c'è una grana non si capisce se la risolve l'autorità dell'energia o l'autorità dell'assicurazione. Ecco, lì ci poniamo queste questioni perché altrimenti perdiamo il treno e finiamo fuori dalla realtà. Ci proviamo. Grazie. Grazie. Con le altre autorità, a questo punto anche a livello internazionale l'ha già spiegata, ma era nei suggerimenti della ricerca, quindi si vuole fare un commento. No, si parla della varietà delle nuove offerte che possiamo avere sul mercato, ma secondo loro c'è la possibilità di arrivare anche al mondo dell'energia a offerte flat, che sono spazi che facile da scegliere anche per uno scopo che non è meno pronto a sfidarsi con le pause e capire dal fondo senza sbagliare. Io non pongo limiti alla provvidenza dei venditori di energia, nel senso che si metteranno le formule di prezzo che vogliono, però francamente qui si vende una comunità, una cosa che a loro costa. Allora, flat inteso come prezzo piatto del consumo unitario, il mercato è strapieno e sono deficienti. Flat intese come qualunque siano i miei consumi, io pago sempre 100, io non so se qualcuno mi offrirà libertà di offerta, ma naturalmente dietro è difficile che la struttura dei costi di impresa consenta di convertare questo tema. Però diciamo, il mercato è libero e quindi si vedrà. Penso che governa anche il comportamento di produzione, di consumo, in un momento nel quale stiamo raccontandoci che tutte le famiglie si doteranno di batterie per staccarsi dalla rete e fare tutto un altro percorso. Questo è obiettivamente un argomento, la flat del prezzo credo che non sia probabilmente la soluzione se non in casi di tecnologie profondamente rinnovate, diciamo. Sì, no, interagisco, c'era due anni fa un'offerta flat sul mercato, però a leggerla bene era flat, non c'è più, quello stava molto grande. Bene, detto questo io darei la parola a Greg Amanzi. Una delle questioni che erano rimaste appunto nei temi di premessa è, dato che ci sono questi grandi, diciamo, aggregatori di dati globali, cinesi e americani, è bello che cinesi e americani non più soltanto americani, perché ci sottolinea una realtà della quale qualche volta non teniamo conto. A fronte di questi grandi aggregatori, noi in Europa siamo dei frammentati, abbiamo un sacco di medi aggregatori che tra loro non collaborano, non mettono insieme le risorse dei dati. Nei trasporti questo qualche volta succede, anche se è proprio il luogo nel quale la frammentazione si vede anche geograficamente in maniera precisa, c'è una tangenziale che raccoglie i suoi dati e non li mette insieme con l'azienda dei trasporti locali, si perdono delle opportunità operative per la città e sicuramente si perde anche il luogo di aggregazione dei dati. Ci sono stati degli esperimenti a Milano, in vista dell'Expo si è fatta interoperabilità dei dati tra tutti i raccoglitori di dati che gestiscono il traffico e le arterie, i sistemi pubblici eccetera, e si è fatto perlomeno un inizio di principio di aggregatore di dati. Questi dati sono necessari per il buon funzionamento del trasporto, ma hanno anche la possibilità di diventare dati per ulteriori applicazioni. In questo momento tutti si muovono sulla base dei dati raccolti da Google, è possibile fare meglio o costruire un'alternativa incentivando
interoperabilità della raccolta dei dati dei vari operatori? Andrea Camanzi.